È un mattino meraviglioso e nella sua stanza il piccolo panda si sta svegliando. Buongiorno tesoro, sei diventato grande e questa è la tua prima paghetta. Wow! Sono sicura che saprai gestire i tuoi soldi nel modo migliore. Papà, papà, la mamma mi ha dato la paghetta, guarda! Benissimo, cosa ne farai? Quando torno da scuola mi accompagni in edicola, mi ci comprerò le figurine. Figliolo, perché invece di spendere tutta la paghetta non ne usi solo una parte per comprare le figurine? Il resto lo puoi conservare nel salvadanaio per il futuro, così magari un domani potrai comprarti anche qualcos'altro. Vedi la casa dove abitiamo? Mettendo da parte un po' di soldi siamo riusciti a renderla ancora più bella e comoda. Mettere i soldi nel proprio salvadanaio è il primo importante passo sulla strada del risparmio. Papà mi ha detto di non spendere tutta la mia paghetta, ma io vorrei usarla per comprarmi le figurine. Papà ha ragione. Vedi, i tuoi risparmi sono un po' come queste piante. Più ti prendi cura di loro e più crescono rigogliose. Guarda quanti bei fiori che ci sono. Adesso abbiamo un giardino pieno di piante e colori in cui giocare e divertirci. Ora preparati o farai tardi a scuola. Prendersi cura dei propri risparmi vuol dire aiutarli a crescere. Oggi ho ricevuto la mia prima paghetta. Volevo spenderla tutta in figurine, invece la mamma e il papà mi hanno detto che sarebbe meglio metterne da parte un po'. Ma non mi va! Oggi vorrei parlarvi del risparmio. Come si fa a risparmiare? Facciamo un esempio. Ricevete la vostra paghetta. Invece di spenderla tutta, potete spenderne una parte e conservarne un'altra in attesa delle altre paghette. Continuando a risparmiare con costanza, quello che mettete da parte crescerà e vi permetterà di acquistare in futuro qualcosa che adesso è troppo costoso. Inoltre, i risparmi di ogni singola persona sono una risorsa preziosissima, non solo per quella persona, ma anche per tutta la comunità, perché con i giusti investimenti tutti possono trarne beneficio. Ehi, fratellone! Stamattina la mamma mi ha dato la paghetta. Ho chiesto a lei e a papà se potevo comprarmici le figurine e mi hanno detto che sarebbe meglio mettere da parte qualcosa. E a scuola mi hanno detto la stessa cosa. Secondo te cosa devo fare? È un ottimo consiglio. Prendi me, per esempio. Con il vecchio joystick non riuscivo ad andare avanti nel videogioco. Me ne serviva uno più potente, ma non avevo abbastanza soldi per comprarlo. Allora ho cominciato a mettere da parte un po' delle mie paghette, finché ho raggiunto la somma necessaria per acquistare questo super joystick che mi ha permesso di fare un nuovo record. Visto? Risparmiare ti permette di acquistare strumenti in più per fare cose ancora più grandi. Ho capito! Ora so cosa devo fare! Risparmiando con costanza, i soldi messi da parte cresceranno e torneranno utili in un secondo tempo, quando potranno essere spesi per acquistare qualcosa che adesso non possiamo comprare. Ora ho le mie figurine e mi sono avanzati un po' di soldi da mettere nel salvadanaio. Con le prossime paghette i miei risparmi cresceranno e potrò comprarmi tante altre cose e magari un giorno realizzare un grande progetto. Il piccolo panda è cresciuto e ha imparato una grande lezione. Un risparmio intelligente e costante può anche aiutare a realizzare i propri sogni.